Celle di Bulgaria, sono con Don Vincenzo Contaldi che il prossimo settembre lascerà la comunità di Celle dove è stato parroco fin dal 2018, vero? I motivi per cui lascia la comunità è perché è stato chiamato dalla Santa Sede per degli studi che lo avvieranno su una eventuale carriera diplomatica. Sì. Vogliamo dare un saluto alle comunità che hanno avuto l'onore e il piacere di averla in questi anni? Beh, certamente anche per me il distacco da queste comunità, dove per la prima volta sono stato pastore, parroco, è difficile, perché si sono creati legami, relazioni, si sono costruite tante cose belle, si sono affrontate anche difficoltà, quindi tutto questo rientra in un bagaglio di esperienza che, diciamo, lasciare in questo momento non è facile. Però, come ho detto un po' a tutte le persone, alle comunità di Celle e di Poderia, ho accettato questo, diciamo, incarico perché sono stato chiamato, sono stato scelto. È un po' come avviene nella scrittura: tutte le persone che sono chiamate da Dio devono accettare, ecco, nell'umiltà del cuore, abbandonando la propria volontà a quella di Dio, devono accettare. Quindi la mia, diciamo, dinamica in tutta questa situazione è stata proprio questa. Io non ho mai chiesto di andare via da queste comunità perché, ripeto, ho consolidato legami, rapporti e ho fatto tante cose insieme alle persone che mi hanno gratificato e soprattutto hanno fatto in modo che le persone potessero incontrare Dio anche attraverso la mia povera persona. Però poiché, ecco, sono stato scelto, non ho potuto dire di no, ecco, non ho potuto esprimere un diniego di fronte a quella che è stata la scelta del mio vescovo e poi sicuramente anche nel confronto con gli organi preposti della Santa Sede accettare questo incarico. Quindi io, ecco, fra qualche settimana lascerò le comunità con una celebrazione di saluto e inizierò questo percorso di studi presso un'istituzione della Santa Sede che poi mi avvierà ad eventuali incarichi all'interno del Vaticano, soprattutto per l'ambito diplomatico. Sicuramente lei ha valutato che diciamo ci sarà un cambiamento nella sua vita, perché verrà meno il rapporto con la base della comunità. Lei andrà ai vertici della Chiesa, quindi sarà molto difficile per lei ritornare su questi primi passi. Noi, io ho sentito un po' gli umori nella comunità, sono tutti dispiaciuti, però è giusto che una persona valida, soprattutto un giovane, faccia la sua carriera nell'ambito della Chiesa e che porti la testimonianza anche del popolo che in questi 5 anni è maturato insieme a lui. Da parte mia e di tutta la comunità, io porgo a lei i migliori auguri per un proficuo e lungo cammino nella Chiesa. E grazie per tutto quello che ha fatto per noi. Grazie, io voglio rivolgerlo ovviamente a te, Angelo, per questa opportunità che mi hai dato, ma attraverso questo mezzo voglio esprimerlo a tutte le persone che in questi anni ho incontrato in questo lembo di terra qui sotto il Monte Bulgaria, sotto lo sguardo della Madonna, perché come dissi nel saluto di ingresso, no, in queste comunità, queste due belle comunità sono unite dalla Madonna, qui dalla Madonna delle Nevi, a Poderia dalla Vergine Assunta. Quindi la Madonna è, diciamo, un po' il filo rosso che tiene unite le nostre comunità. E quindi, oltre a portare con me tante esperienze, tanti incontri, tante relazioni belle che ho costruito in questi anni, certamente porterò nel cuore ognuno di voi. Diciamo che le relazioni saranno, come dire, mancheranno
del contatto fisico, no? della presenza fisica, ma questo non annulla, non sminuisce la presenza spirituale e la relazione spirituale che ognuno di noi, di voi ha con me, io con voi, che porterò nel mio cuore e tutto quello che farò nel futuro. Volevo solo, se mi permetti Angelo, correggere una parola che tu hai detto due volte. Carriera. Non è una carriera, è un servizio quello che io andrò a fare, perché io non sono il tipo di, diciamo, di ricercare carriere o carrierismi, ma quello che andrò a fare, questo servizio che mi è stato chiesto di fare a livello più ampio per la Chiesa Universale, certamente mi aiuterà nel farlo aver vissuto l'esperienza qui come pastore in mezzo a queste comunità, e certamente quando mi dovrò confrontare con altre persone, anche con altre comunità, lì dove il Signore mi manderà nel mondo, porterò con me questo grande bagaglio che in 5 anni ho accumulato qui in queste comunità. Quindi davvero dal profondo del cuore grazie a te, grazie a tutti quelli che in questi anni ho incontrato e che certamente mi hanno voluto bene, mi vogliono bene, bene, credo mi stimi. Assolutamente sì, noi pregheremo per lei e lei pregherà per la nostra comunità. Sicuramente. Buon via. Grazie. La voce del meridione, una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato.